Il Grande Fratello VIP 2 video si è concluso lunedì scorso 4 dicembre 2017 con la vittoria di Daniele Bossari. Il conduttore milanese ha ottenuto il 52% delle preferenze contro il 48% dell'altro finalista Cancelletto Luca Onestini. Il percorso dell'ex tronista di Uomini e Donne è stato impeccabile all'interno della casa di Cinecittà e i telespettatori lo hanno apprezzato moltissimo. Fuori dal reality Mediaset, il ragazzo bolognese non ha trovato Cancelletto Soleil Sorge ma moltissimi fan a fargli i complimenti. Ma nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha fatto storcere il naso ai seguaci del secondo classificato. GF VIP 2 Il percorso di Luca Onestini all'interno della casa più spiata d'Italia circa tre mesi fa, a pochi giorni dall'inizio del GF VIP 2, Luca Onestini è stato lasciato con una lettera dalla sua fidanzata Soleil, che ha preferito intraprendere una relazione con il rivale Marco Cartasegna. Ovviamente, l'ex tronista è rimasto scioccato dalla decisione della Sorge, ma dopo aver parlato col fratello Gianmarco ha deciso di voltare pagina e di non parlare più della sua ex. Da quel momento, l'atteggiamento di Luca è cambiato radicalmente e ha iniziato a scherzare con tutti e ha stretto un rapporto particolare con Ivana Mrazova. La svolta è arrivata quando all'interno della casa di Cinecittà è entrato il conte Raffaello Tonello. Inizialmente tra i due c'è stato un po' d'attrito, ma col passar dei giorni hanno instaurato un'amicizia che ha commosso anche il pubblico. L'apostrofo ex fidanzata di Onestini si rifà viva con un messaggio sui social. In questi giorni, diverse pretendenti si sono fatte avanti per Onestini, una su tutte l'ex bonus di Avanti Un Altro Paola Caruso. La ragazza, addirittura, ha mandato un messaggio aereo, informando che è pazza di lui e che lo aspetta da Barbara D'Urso. Ma la cosa che ha stupito tutti e sicuramente anche il diretto interessato è che Soleil Sorge si è rifatta viva ed è tornata alla carica. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, attraverso un messaggio sui social, ha dichiarato di essere molto felice per il successo di Luca e che in tutte queste settimane gli ha augurato sempre il meglio. Nei prossimi giorni ci sarà un confronto tra i due come quello avvenuto tra Cecilia e Francesca.